molto in alto, che si inchina davanti a Papa Pio V, lassù nella parete, sopra la porticina, lassù in alto. Papa Pio V è quel papa famoso del Concilio di Trento, il papa che commissionò a Michelangelo di abbellire la Cappella Sistina, è il papa della battaglia di Lepanto. E Vitellozzo Vitelli era un uomo coltissimo, laureato, come suol dirsi oggi, in utroque iure, cioè in diritto canonico e in diritto civile. Era famoso a Roma perché aveva una luculentam biblioteca, cioè una grandissima biblioteca. Quando veniva a Città di Castello, andava ad abitare in quella bella villa che oggi voi conoscete, come tutti, la villa del Marchese Cappelletti, cioè fuori della città. Quella era la villa di Vitellozzo Vitelli, e Vitellozzo Vitelli sarà colui che, cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, cioè il cardinale camerlengo è colui che, nel momento in cui un papa muore, prende il potere fino all'elezione del nuovo pontificato. Sarà lui che difenderà sua madre, Angela Paola, quando sarà accusata dagli otto di Balia, cioè i cosiddetti reggitori di Città di Castello, di varie accuse. E ve le enumero velocemente: sarà accusata di aver fatto uccidere una bella cameriera perché si era, di cui suo marito Alessandro si era infatuato, sarà accusata di aver fatto uccidere, sterminare la famiglia dei Pallanti, sarà accusata di aver fatto uccidere Tartaridi, nobile signore di Città di Castello, sarà accusato di aver fatto uccidere anche indirettamente la morte, causa della morte della sua bellissima cognata Gentilina della Staffa. Di tutto questo le accuse arriveranno fino a Roma e la sarà portata anche addirittura prigioniera in Castel Sant'Angelo. Suo figlio la cercherà di difenderla come potrà, pagherà una grossa somma, sua madre tornerà e potrà vivere gli ultimi anni in preghiera in quel castello, in quel palazzo meglio, in quel palazzo a San Giacomo, che l'aveva vista giovane e felice sposa insieme al suo vitello, cioè il primo marito. E con lui ella concluderà nell'anno 1573 la sua vita, aveva 68 anni, sarà sepolta in quella che si chiamava la chiesa di Santa Maria dei Servi, che non c'è più, oggi si chiama la chiesa della Madonna delle Grazie, ma si sa, sono passati i francesi si sono portati via tante cose. Ma Vitellozzo Vitelli rimane un grande, un figlio grande di questa donna che si chiamava Angela Paola dei Conti Rossi di San Sebastiano. Oggi è il 3 dicembre del 1526 e siamo ancora a San Secondo. 8 giorni fa Giovanni de' Medici è stato ferito in battaglia. È stato ferito da un colpo di falconetto, un colpo di falconetto che gli ha percosso il ginocchio. È stato condotto nella casa dei signori Gonzaga, ma 5 giorni più tardi è stato raggiunto dalla morte per sericemia. La notizia ha impiegato almeno 3 giorni ad arrivare fino a San Secondo. È il 3 di dicembre e l'amico fraterno Pietro Aretino e il compagno d'armi Vitello Vitelli annunciano, portano questa ferale, impensabile notizia a Bianca Ariario. E nessuno si aspetta. Nessuno pensava che potesse succedere. Tutti pensavano che fosse una ferita come tante, non era la prima, non sarebbe stata certamente l'ultima. Arriva come una doccia fredda, un fulmine a ciel sereno, e il cordoglio si sparge per tutto il castello e dilaga per le campagne, arriva al contado, al feudo, e tutti, Angela Paola, Vitello Vitelli, Bianca Ariario, il popolo, i contadini, tutti piangono la perdita di questo personaggio che ha fatto tantissimo per la famiglia dei Rossi, che ancora nel 26 governa San Secondo.
tutte a voi, Michel Pandolfo, e a voi, Madonna Beatrice. E dite, notizie da Mantova? Non precise, però posso contarvi questa mia deduzione. Il ferimento del signor Giovanni a Borgoforte fu causa di un imbroglio. Vi riferite forse alle pretese? Esattamente. Dovete sapere che mesi or sono il signor Giovanni si portò a Ferrara per l'acquisto d'armi. Colubrine, falconetti, cannoni per armare le sue bande nere come oggi si conviene. Prodotti costruiti nelle fucine estensi. Una partita di detti sputafuoco venne acquistata dal signor Giovanni presso il Duca d'Este. Sì, all'atto teorico, ma detta partita sottofirmata non venne già mai consegnata al signor Giovanni, bensì girata agli spagnoli, i quali, bisognosi anch'essi di quel materiale, buttarono sul tavolo 1000 ducati in più per quella stessa merce. Indi poi il duca Alfonso. Quindi il duca non esitò affatto, anzi, è tutto un imbroglio e sarà una tragedia, una terribile tragedia. Perfettamente, avete inteso ora. Il signor Giovanni venne colpito, ferito dalle sue stesse armi. Indicibile, scherzi del fato. Qualcuno tra voi ha notizie da Mantova? Perdonatemi, signora, messer Pietro Arellino è qui. Solo? Accompagnato dal signor vostro, messer Viterbo di Pesce. Mia madre crede che il suo nobile fratello sia solo ferito. Non sa nulla. Come dirle? Povero Cosimo. Poche le carezze del padre, tuo detto, così piccino. Maria, donna esemplare e dolce, l'anima fiorente sola in questa sventura. Oh no, appena Giovanni si avrà ripreso dalle ferite, albergherà in questa rocca con la sua sposa, il piccolo Cosimo e tutti noi. Angela! Giovanni? No! Non porto buone notizie stavolta. Il signor Giovanni è spirato fra le mie braccia, ricordando voi e tutti i suoi canti.